Sono 68 i teatri toscani che hanno ricevuto, con il voto favorevole della Camera, il riconoscimento di monumento nazionale. Un vero e proprio premio alla tradizione artistica, drammaturgica, operistica e musicale della regione che valorizza edifici storici di grande valore culturale ed architettonico. Qualche esempio: il Teatro della Pergola a Firenze, il Teatro Manzoni a Pistoia, il Teatro dei Rinnovati a Siena, il Teatro degli Industri di Grosseto e il Teatro Carlo Goldoni di Livorno, quest'ultimo sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e alle speculazioni del dopoguerra. Questo è veramente un riconoscimento che intanto ci mette in un gruppo di nobili storici teatri, appunto, che come regola anche per la normativa devono avere più di 100 anni. E noi, il Teatro Goldoni, è un signore di 177 anni che porta, diciamo, che li porta questi suoi anni con grande, devo dire, con grande grazia e con grande eleganza, anche in virtù di un'importantissima operazione di restauro che appunto dalla chiusura degli anni 80 lo ha poi restituito alla città appunto nel 2004. Questo che peraltro è stato l'unico te grande teatro della città sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Io ricordo che Livorno a cavallo tra l'8 e il 900 era una città dove funzionavano più di 12 teatri, tra cui il Rossini, gli Avvalorati, il San Marco, tutti i teatri che sono scomparsi con i bombardamenti. L'unico rimasto in piedi è il Teatro Goldoni, quindi evidentemente nel destino del teatro c'era una lunga vita ancora che doveva svolgersi, doveva essere vissuta. È un teatro che ha una grandissima rilevanza anche storica, è stata, come tutti sanno, anche sede della scissione del Partito Socialista Italiano. Nel 1921, al congresso del Partito Socialista Italiano, si staccò una parte di dissidenti, chiamiamo così, che poi al Teatro San Marco di Livorno fondarono il Partito Comunista. Questo è stato celebrato, da noi celebrato anche 3 anni fa, nel 2021, in occasione del centenario appunto della nascita del PC.